stravince il 2 Roman, il segno della vittoria. Vediamo se ho vinto in quella sorta di ultima spiaggia che io avevo fissato per il giorno 12, giorno di San Romano Sitco, San Roman Sitco, un santo trucidato a Auschwitz. Eccovi la mia vincita. Ecco il resoconto che ne dà la Sisal per la schedina vincente che io ho giocato. Complimenti, hai vinto. Estremamente importante e significativa è la vincita, perché riguarda 2-3. 2-3 nel loro complesso sono 6, per un valore di 36. E vediamo bene che 36 è 6 per 6. Mentre invece i centesimi, che sono 42, esprimono esattamente le 42 cifre del nome segreto di Dio che io affermavo si sarebbero esplicitate. Si sono esplicitati proprio in questo numero 42. L'importo dunque di 36,42 euro o di 3.642 centesimi di euro esprime dunque la vincita messa in relazione ai due soggetti trinitari esistenti, che poiché ieri ce n'era uno solo, San Romano, devono essere due, due San Romano, per un valore totale di 36,42 euro o di 3.642 centesimi di euro che abbiamo visto esprimono nelle 42 unità il nome segreto di Dio, nelle 36 centinaia di centesimi esprimono il fronte assoluto 6x6, mentre nella lunghezza, che esprime la qualità della vittoria, sono i 2-3 che devono essere 2 romano e non uno solo. Ma la cosa più interessante da osservare è questa. Quando noi dividiamo 3.642 centesimi di euro per i 153 grossi pesci della pesca miracolosa che io avevo annunziato, abbiamo questo risultato. 23 più 123 153esimi. 23 è l'unità assoluta di 22 unità, quella che normalmente accorpa la realtà, perché 2 al cubo uguale 8 è tutta la realtà nel suo complesso, e 10 elevato a 23 è la dimensione unitaria della molecola. Quindi rappresenta l'unità, ma la quantità decimale di 123 153esimi è estremamente interessante e appropriata se consideriamo che la prossima estrazione del Superenalotto è esattamente la numero 123. Questo mostra un condizionamento di questa vincita a quella che ci sarà nel numero 123 del Superenalotto, in cui si concretizzerà
il 23. Quindi le due estrazioni legate al 122 di ieri e al 123 di domani formano una unica unità costituita dalla somma del giorno 12 e del giorno 14, laddove 12 più 14 uguale 26, che è il contenuto in numeri della parola Dio, che nella D vale 4, nella I vale 9 e nella O vale 13. Per cui qui abbiamo un Dio realizzato attraverso due valori medi tra il 12 e il 14, che sono il valore 13. 13 è proprio il numero per il quale si divide il 2000 meno 11 per ottenere esattamente il 153. Ora, la cosa veramente eccezionale è vedere come anche tutto questo è collegato con i santi che c'erano ieri, giorno 12, e che ci sarà domani, giorno 14. Abbiamo due beati, entrambi chiamati Roman e entrambi terminanti con un co, che può essere KO, oppure con un ok se noi lo leggiamo nel modo inverso. Uno è Roman Sitko, l'altro è Roman Tilko. Vediamoli così come sono registrati nel calendario dei santi del giorno. Il primo che vediamo è il beato Romano Sitko, sacerdote e martire per il 12 ottobre. Nato in Polonia, morto in Polonia nel 1880, morto ad Auschwitz, Polonia, il 12 ottobre 1942. 42 delle cifre di Dio. Il beato Roman Sitko, sacerdote diocesano polacco, nacque nel 1880 e morì ad Auschwitz, Germania, oggi Polonia, il 12 ottobre 1942. Fu beatificato da Giovanni Paolo II a Varsavia, Polonia, il 13 giugno 1999, con altri 107 martiri polacchi. Da rilevare qui il 1942 della sua morte, che rimanda alle cifre del nome segreto di Dio. Il secondo è il beato Romano Lisco, sacerdote e martire, celebrato il 14 ottobre. Roman Lisco nacque il 14 agosto 1914 nei pressi di Lviv. Diplomato all'Accademia Teologica di Lviv, trascorse la sua gioventù con la sua moglie al servizio dei giovani. È cosa comune nelle chiese orientali cattoliche che dei giovani sposati possano essere ordinati sacerdoti. Così avvenne anche per Roman, che il 28 agosto 1941 ricevette l'ordinazione presbiteriale per mano del metropolita, divenendo così sacerdote diocesano dell'archiparchia di Lviv, degli ucraini. Il 9 settembre fu arrestato e imprigionato. Dei testimoni oculari raccontarono che, dopo di essere stato torturato, il giovane padre intonò dei salmi con la sua voce possente e venne in seguito murato vivo. Il 14 ottobre 1949 è considerata la data ufficiale della sua morte.
Roman Lisco fu beatificato da Giovanni Paolo II il 27 giugno 2001, insieme con altre 24 vittime del regime sovietico di nazionalità ucraina. E il 24 del numero delle vittime è quanto collega Roman Lisco alle 42 cifre del nome segreto di Dio, perché è il valore inverso, la lettura inversa del numero 42, data dalle 24 vittime del regime sovietico, che in questo modo sono associate tutte e 24 al beato Romano Lisco, celebrato il 14 ottobre. Dunque, come si vede benissimo, io non ho ancora centrato le 153 grosse quantità di milioni di euro, ossia i 153 grossi pesci del Vangelo di San Giovanni, semplicemente perché io non sono uno. Io veramente, in me romano, rappresento due romani. E dovevano esserci tutti e due, perché nel loro insieme fosse celebrato questo avvento binario delle due persone in una sola, il Padre e lo Spirito Santo di Gesù Cristo, incarnati nella persona di questo fantoccio che voi state vedendo, che è un puro fantoccio, perché è l'involucro che ospita il Padre e lo Spirito Santo, che hanno scelto questa persona e il suo nome come il nome segreto di Dio a 42 cifre, celebrato dalla Cabala ufficiale degli ebrei. Per quanto possa sembrare straordinario, il santo più famoso del giorno di domani, 14 ottobre, è San Callisto Papa, ma anche San Callisto è legato straordinariamente alla figura che state vedendo, perché morì nel 222 d.C. San Callisto I, Papa, festeggiato 14 ottobre, Papa dal 217 al 222. Ebbene, questo Papa, che è il primo Papa, è proprio il simbolo del primo papà di tutti, come il Callistos, il più bello. Bellissimo dal greco. E che cosa dire del santo di oggi, il giorno intermedio tra i due Romano, se non che è il santo Romolo, ma anche è celebrato il santo che più si rifà ad Amodeo, che è San Teofilo. Mentre Romolo è il fondatore di Roma, e qui il San Romolo sembrava più un padre che un signore, era il padre dei poveri, vediamo il San Teofilo di Antiochia, vescovo, che è proprio colui al quale San Luca dedicò i due, sia il Vangelo, sia gli Atti degli Apostoli. Ma Teofilo vuol dire Deo amo, amo Deo. E questa coppia di Romolo e Teofilo sono il mediatore tra i due romani di ieri e di domani. Sembra proprio da non credere. Un successo così grande, il bellissimo, il più bello che potesse mai desiderarsi.